scratches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e bentornati a ottobre 2021. Ho appena girato l'home tour di casa, aggiornato, infatti sono vestita proprio da casa. E per rimanere in tema, oggi girerò un video che mi mette già un po' di ansia. In realtà no, perché mi piace fare declutter, però mi tocca fare il cambio armadio e con la scusa cercherò di fare un declutter delle mie cose estive. Comunque non starò tanto a parlare in questo video, mi vedrete velocizzata e poi alla fine o magari nel mezzo, come ho fatto anche per gli altri miei video sul minimalismo, prenderò il telefono e vi farò vedere qualcosa e ci sarà qualche spezzone. Sarà un video un po' improvvisato e quindi cominciamo! Questa è la prima parte che voglio, diciamo, riorganizzare. Ho tolto tutta la roba da qua sopra perché prima i cappotti stavano di là, ma in realtà mi sono resa conto che è meglio stiano qui. Come aveva detto mia mamma, le mamme hanno sempre ragione, però io devo sbatterci la testa prima per capire le cose. Già che ci sono, appunto, devo spostare le cose, inizio già a vedere se devo dar via qualcosa. Però queste sono fondamentalmente cose autunnali, invernali, quindi in realtà le cose estive sono tutte qui. C'è anche un po' di mix di roba, tovaglie, e c'è anche casino, sì, mamma mia. Spero di farvi vedere un bel prima e dopo. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Nel frattempo, pausa pranzo, è arrivato il cibo, vado a ritirarlo sotto, ho preso del cinese perché proprio non avevo niente in frigo, non avevo tempo per cucinare e quindi oggi va così. Comincia. Mother.
ci siamo forse. Sono stanca, non ce la faccio più. Vi faccio vedere quello che ho combinato. Allora, queste due scatole sono le scatole del cambio stagione, in sostanza. Ho tolto tutto, ho fatto il cambio, a parte questa qui, che sarebbe quella dei pigiami, delle cose di casa pesanti. Quindi mi sono resa conto che in realtà le cose di casa mi sa che non le utilizzerò più, però ancora non lo so, perché non fa ancora tanto freddo e quindi voglio aspettare. Le ho lasciate lì, come anche i pigiami, perché non fa ancora quel freddo eccessivo e quindi tengo ancora i pigiami a maniche corte, a parte alcuni che erano proprio eccessivamente estivi e li ho già messi via. Queste sono le cose che ho declatterato, sono messe un po' male. Comunque adesso contiamo quanti capi sono. Sono 9 capi, va bene, dai, pensavo peggio. Poi qui ci sono tutti gli appendini che sono avanzati e li devo mettere via, li tengo in un sacchetto sotto al letto, non ho altro modo di tenerli, altro spazio. Quei vestiti sono quelli che sto indossando adesso quando esco, li ho già usati. Poi ho messo invece altre cose, qui c'era una marmaglia di roba e anche lì ho messo tante cose a lavare perché dovevo lavarle, e invece queste altre due cosine devo restituire a mia mamma. Per cui direi che ci siamo pronti per guardare dentro gli armadi. Questo è il primo, quindi ho trasferito le giacche da lì a qui e ho cercato di dargli un senso sia per colore sia per, diciamo, pesantezza della giacca. E di là invece ci sono i cardigan o comunque coprispalle, cose che non sono, sì, i cardigan. Sotto invece ho i maglioni di lana, anche qui più o meno per colore. E di là dietro invece ho messo delle magliettine estive che non ci stavano lì. Questo è l'aerosol, non fateci caso. Poi qua sotto invece, in realtà queste non le ho sistemate perché non è che mi piacciono tanto messe così. Comunque sono tutte magliette a maniche corte che utilizzo anche magari adesso, comunque non le metto via, le tengo qui, non faccio il cambio per queste cose. Qui invece purtroppo lo spazio è quello che è, ci ho fatto stare tutte le mie maglie a maniche lunghe. Anche qui ho cercato di seguire una scala cromatica e soprattutto di far vedere tutte le maglie, perché secondo il metodo Marie Kondo dovrebbero essere messe così, appunto piegate alla Marie Kondo, però non riesco per lo spazio e quindi cercherò di aggiustarmi in questo modo. Poi sotto invece ci sono i pantaloni e qui ci sono i jeans, poi qua pantaloni tipo larghi barra eleganti, diciamo, e qui invece sono i pantaloncini autunnali, anche invernali, con le calze spesse, e leggings, comunque pantaloni un po' più sportivi, più comodi. Poi qua sotto invece è un po' una parte sgabuzzino, perché ci sono le borse, gli zainetti, non tutte perché alcune sono ancora di là, anche queste le ho spostate. Poi di qua ci sono dei sacchetti di cose tipo cinture, calze, poi dietro costumi, insomma è un po' un mix di cose che non utilizzo spesso e che quindi stanno bene così. E poi sono lì sotto, per cui la parte più scomoda l'ho lasciata per quelle cose. Direi che sono abbastanza soddisfatta, perlomeno rispetto a prima ha un senso. Poi passiamo a questa parte qui, ve la faccio vedere da lontano, poi mi devo infilare. Allora, qui sopra devo mettere questi, quindi quelli andranno lì sopra. Di là ci sono tutte cose tipo beauty case, asciugamani per i viaggi, comunque cose che utilizziamo per viaggiare. E poi ci sono anche dei copri piumini che alterno a volte con questi qua, che sono là sotto. Poi lì sì, c'è una borsa per il mare, quindi cose da viaggio, diciamo. Qua sotto invece abbiamo, mi avvicino, anzi vi faccio vedere anche com'è, il rispetto prima è abbastanza migliorato, che dite? Avvicinandoci ma non troppo, qui abbiamo vestiti, vestiti più che altro eleganti, quindi magari qualche cerimonia, qualche serata, eleganti ma non elegantissimi anche. Invece quelli estivi li ho messi via. Queste sono completi, felpa con il pantalone completo, e qui anche, ad esempio, questo qua non lo sto indossando, ma sto indossando la maglia che in realtà ho adattato, non è proprio completo ma lo uso come completo. Però vabbè, dettagli. Qua ci sono dei maglioni che
vanno appesi, non sono come, cioè non si possono piegare come quelli che avete visto di là. E poi qua abbiamo le camicie e qui altre magliettine, comunque da mezza stagione, che ho voluto tenere, a parte questa che è prevalentemente estiva, però nascondiamola. E poi qui invece ho tutte le gonne. Sono messa in questo pendino qua che ho comprato da Shein e devo dire che per le gonne è piuttosto comodo. Qua sotto invece è una delle mie parti preferite perché, come sapete se già mi seguite da un po', le felpe sono una mia ossessione insieme alle tazze, credo. Vorrei collezionare felpe e tazze, sì. Comunque anche qui ho cercato di seguire più o meno quelle sotto. Sotto sono proprio quelle pesantissime che uso solo intorno a Natale, dicembre, quindi le lasciate sotto, e poi sopra più o meno per colore, più o meno diciamo. Di qua ci sono le borse a spalla e marsupi dentro questo contenitore, e dietro c'è un borsello di Michael, uno zainetto di Michael, e sotto vedete un po' qua così, in questo sacchetto di Victoria's Secret, all'interno ci sono le mie pochette. E quindi questo è quanto. Ok, mi siedo un attimo per fare l'outro del video. Le mie condizioni sono fantastiche. Se non mi seguite, iscrivetevi al mio canale, seguitemi nei vari social. In arrivo tantissimi video motivazionali, ispirazionali. Poi a ottobre la rubrica di ottobre, quindi un video al giorno fino al 31 ottobre. Per cui non c'è periodo migliore per iscriversi al mio canale. E nulla, grazie per avermi seguita fino qui. Noi ci rivediamo domani e ricordate come sempre che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. Ciao!